differenziata, però lanciava anche un messaggio preciso per quanto riguarda le microdiscariche, gli inquinatori, chiedeva anche insomma ai cittadini, alla stampa, a tutti di mobilitarsi. Sì, è una campagna di risensibilizzazione, è un tagliando che facevamo ad anni dalla prima diffusione del messaggio della differenziazione e credo che sia opportuno perché è una rinfrescata che fa bene a tutti. Sono state immaginate delle nuove regole per la raccolta differenziata, soprattutto con l'intuizione dell'assessore di dividere la città in due zone, la zona della movida e la zona, diciamo, della non movida, scusate, non mi vengono termini più efficaci e migliori, perché ciascuna zona, che non voglio dire, questa divisione non rimanda ad un atteggiamento di valutazione qualitativa, è una divisione strumentale utile a un miglior servizio. Diciamo, ciascuna zona ha delle sue prerogative. La zona della movida, per il gran numero di esercizi commerciali, ha delle esigenze che altrove non si riscontrano. E allora si è pensato di prolungare di un'ora la possibilità di conferimento del rifiuto, naturalmente a seguire immediatamente poi l'intervento di Salerno Pulita, per fare in modo che non ci siano più alibi anche per gli esercenti commerciali, per fare in modo che possano abbandonare regolarmente, nel rispetto delle regole, il loro rifiuto. Detto questo, faremo una redistribuzione di queste brochure che avete visto in prova qui oggi, saranno recapitate ad ogni nucleo familiare e faremo poi insieme all'assessore una campagna di risensibilizzazione incontrando i comitati di quartieri, le scuole e quanti altri si muovono nella cittadinanza attiva. Promozione anche repressione? Naturalmente sì. Voi sapete che io svolgo un ruolo, come dire, parallelo di nel turbino e mi muovo insieme a una squadra composta da ispettori ambientali ai quali va il mio sincero ringraziamento, perché sono dei volontari che mettono le mani, cioè si sporcano le mani nel senso letterale del termine, cioè aprono le buste e trovano qualche traccia che poi ci fa risalire a trasgressore. Ne abbiamo beccati tantissimi, sono botte dolorose di 500 euro a volta e non si escludono anche denunce penali, quindi repressione a tutto campo. Abbiamo installato un numero di telecamere importanti, altre ne installeremo insieme agli altri strumenti che immaginiamo per la repressione, e quindi anche da questo punto di vista, per esempio via Polaris, via Martin Luther King, l'installazione delle telecamere in un primo momento ha portato una messa importante di contravvenzioni elevate, ora c'è una dissuasione, non, mi pare che non ci sia più l'orgia di rifiuti che venivano abbandonati, probabilmente da scriversi a piccole ditte edilizie o dei turisti che vengono da altri paesi della nostra cintura, che pensano bene di sversare a Salerno, così come succede sulla tangenziale, addirittura col lancio, no, del sacchetto. Insomma, attenzione particolare agli aspetti repressivi, però molta attenzione agli aspetti persuasivi. Io infatti ho chiesto alle testate giornalistiche, alla stampa, alle televisioni, alle radio, insomma, ai giornalisti in senso lato, di aiutarci a diffondere le modalità della raccolta differenziata. Deve arrivare il messaggio della modalità e poi qualche strigliata anche di tipo civile, insomma, che va pure fatta. Infine, c'è un'ultima considerazione. Noi nelle scuole faremo un colloquio, chiederemo ai dirigenti scolastici di incontrare i ragazzi e faremo loro fare qualche considerazione per fare in modo che ci sia un'inversione, come dire, un ribaltamento del ciclo educativo, ovvero che i ragazzi insegnino ai genitori, sensibilizzino i genitori su come comportarsi da cittadini civili per bene. Fortunatamente, chiudo, c'è una fascia marginale di trasgressori che però sono particolarmente attivi. E voglio dire, il gesto di un 4-5% della popolazione, un gesto disordinato, oltraggioso per la città, guasta l'immagine.